Ragazzi, buonasera. Ciao. Allora, nel frattempo che iniziamo, che ci mancano esattamente 2 minuti a questa diretta bellissima di stasera, in cui parleremo di come, allora, in inglese si dice how to be, come essere unfuckwithable. Unfuckwithable. Significa praticamente come essere untouchable, come essere intoccabili dal giudizio degli altri, come farci scivolare addosso il giudizio degli altri, come stare in pace profondamente con noi stessi nonostante fuori ci sia la tempesta, nonostante fuori le persone ti critichino, ti giudichino, ti scrivano qualsiasi cosa, tu resti libero, proprio leggero così. Adesso aspettate un secondo perché voglio condividere questa diretta sul mio gruppo e se ancora non ti sei iscritto, fallo adesso, che si chiama Riscopri la tua bellezza con Geo e sulla mia pagina, di modo che anche loro guardino il video. Aspettate un secondo. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Intanto scrivetemi qua sotto nei commenti da dove mi state ascoltando, che cosa state facendo in questo momento. Ah, si sta scaricando la batteria, aspettate un secondo, eh. Intanto scrivetemi anche se mi vedete bene. Iniziamo subito, aspettate che condivido un secondo il video. Buonasera, scrivetemi sotto nei commenti perché non vi riesco a vedere chi siete, da dove mi state guardando, che cosa state facendo in questo momento. Benissimo. Allora abbasso un pochino la musica. Anzi, adesso la tolgo così è meglio. Ragazzi, buonasera, buonasera. Scrivetemi qua sotto, non siete timidi. Se siete qua, lo so che siete timidi, però non dovete essere timidi. Se no, dai, che cosa stiamo facendo? Allora,
Buonasera, buonasera, buonasera. Stasera parleremo di un argomento che a me piace tantissimo. Infatti, sto producendo proprio una serie di video che ho messo sul mio gruppo Brilla come una dea. Se non ti sei ancora iscritta, vai sul sito www.geoluce.it per guardare tutto il videocorso, di cui puoi guardare già la prima parte di questo videocorso scaricandola dal link che ti ho messo qui sopra in alto. Quindi puoi scaricarla gratuitamente. E gratis. E stasera parliamo di come essere unfuckable, cioè di come praticamente essere talmente sicura di te stessa o sicuro di te stesso che il giudizio degli altri non ti fa proprio nessunissimo effetto. Mi avete scritto in tanti insomma, per rispondere a questo argomento. Mi avete anche scritto: Giorgia, ma come posso fare a diciamo, eliminare le persone negative della mia vita? Per esempio, che ne so, amici negativi che ti buttano giù, che ti dicono delle cose e quindi ti buttano giù e non ti fanno poi fondamentalmente realizzare i tuoi sogni, i tuoi obiettivi, i tuoi desideri. Come posso eliminare, cioè non eliminare, però come posso, diciamo, mettere, arginare o comunque fare qualche cosa per essere forte, essere centrata in me stessa e non, farmi buttare giù praticamente da queste voci così negative. E in inglese esiste proprio questo termine che si chiama unfuckability, cioè io te lo dico. Te lo traduco in italiano, sarebbe questa incrollabilità. Ecco, non posso tradurti alla lettera che cosa significa unfuckable. Se vuoi vedere meglio che cosa significa, vai su Google e scrivi unfuckable e vedi che cosa significa. In pratica è una cosa, è una caratteristica, è, diciamo, è un modo di essere che si sviluppa con il tempo, con la pratica, non si nasce in questo modo, a meno che non sei nato da genitori o insomma in un ambiente che ti ha dato proprio, ti ha insegnato come avere stima di te, ad essere molto forte, eccetera. Di solito, diciamo, molte persone, cioè le persone possono avere anche grandi case, appartamenti, macchine, vestiti, eccetera, però dentro di sé possono essere molto, molto insicure e questo è quello che andremo a spiegare stasera, cioè come praticamente essere così sicuri di se stessi che niente ti turba. E gli egiziani, ecco, conoscevano bene questo concetto di incrollabilità, questa cosa proprio di farsi scivolare le cose addosso. E che cosa dicevano fondamentalmente gli egiziani? Dicevano con la prima regola, ecco, ci sono dei punti proprio, c'è un percorso che alla fine è quello che sto facendo io su me stessa, che mi permette anche stasera e tutte le volte che voglio di fare queste live, no? Di parlare apertamente senza paura di avere, diciamo, del giudizio degli altri. Voi potete pensare qualsiasi cosa, ma io fondamentalmente non me ne curo. Quindi, questa cosa che ti sto dicendo, comunque io l'ho sperimentata. Che bello, siamo in sei! L'ho sperimentata su di me. E la prova è che io ti sto facendo questo video, quindi se io non avessi, diciamo, fatto crescere dentro di me questa incrollabilità, non potrei parlartene, te ne sto parlando proprio perché è una cosa che ho sperimentato e sto sperimentando e quindi voglio aiutare te che magari cerchi di avere più fiducia in te stesso a fare il mio stesso percorso. Quindi la prima cosa, il primo step che devi fare per fregartene alla grande, proprio alla grandissima del giudizio degli altri è fondamentalmente conoscere te stesso. Come dicevano gli antichi, conosci te stesso. Che cosa significa conoscere te stesso? Io, per esempio, so che noi siamo degli esseri multidimensionali, quindi che viviamo in varie dimensioni e che stanno avendo un'esperienza terrena, ok? Questa cosa qua
già ti permette di avere questa, diciamo, questo menefreghismo naturale, se vogliamo, no? Perché sapere che tu sei comunque, io te lo dico proprio papale papale, noi siamo degli esseri divini, che ci siamo incarnati in un corpo terreno per avere delle esperienze terrene, per capire delle cose. Ciao Sabri, buonasera, che bello sentirvi. Ciao, grazie. Ok, allora, quindi noi siamo degli esseri divini che hanno scelto di avere un'esperienza terrena per vari motivi, per sperimentare di più l'amore, per imparare delle lezioni, per imparare a perdonarci, per diffondere fondamentalmente la luce nel mondo. Per esempio, questa è una cosa che sto facendo, cioè che sento io particolarmente pregnante come missione, proprio di diffondere la positività. E quindi fondamentalmente questa cosa di conoscere me stessa, di conoscere la mia missione, mi dà una sicurezza interiore che chiunque mi può dire: no, ma che stai facendo? Ti metti a perdere tempo qua, là. A me non mi interessa assolutamente niente, io so quello che sto facendo, so che devo farlo, sento proprio questa chiamata a farlo e quindi se io conosco me stessa e so qual è la mia missione, non, cioè, quello che mi dicono gli altri proprio mi scivola addosso. Quindi il primo punto è conosci te stesso, conosci. Anche per esempio, conosci le tue stranezze, no? Per esempio, io ho sempre saputo, cioè, mi sono sempre sentita un po' strana, diciamo, un po' diversa rispetto agli altri, perché andavo in giro a parlare di cose che gli altri dicevano: Gio, ma, cioè, ma che stai a dire? Proprio detto, papale, papale, no? E all'inizio io ero mortificata da queste cose perché dicevo: mamma mia, cioè non po devo stare zitta, non posso dire più niente perché la gente mi viene a dire, cioè non capisce quello che sto dicendo, oppure mi prende per pazza. Però poi che cosa è successo? È successo che ho detto: ok, non me ne frega niente, faccio di queste mie stranezze, di questi miei, diciamo, punti deboli, apparenti punti deboli, dei punti invece di forza, ok? E quando tu conosci sia i tuoi pregi, sia i tuoi difetti, che difetti non sono, perché sicuramente sono delle cose che definiscono comunque la tua identità. Quando tu ci lavori, scopri quali sono, dici: ok, li voglio trasformare in dei punti di forza, e quindi li trasformi proprio in una nuova identità. Dici: io sono questo, capito? E quindi questo diventa una forza, diventa un punto a tuo vantaggio, non è una cosa brutta, capisci? Non è una cosa di cui vergognarsi. Cioè, io il fatto che io sto parlando di argomenti come gli angeli, gli esseri multidimensionali, cioè queste cose qua, non è una cosa che tu dici: oddio, che vergogna. No, cioè è quello che mi definisce, quello che mi identifica come Giorgia. Giorgia è quella pazza che parla di queste cose qua. Ora, se tu mi vuoi ascoltare, mi ascolti, se no non fa niente, mi attirerò persone che la pensano come me, capito? È come il mango. Il mango, non so se l'hai mai assaggiato, è proprio, cioè, una cosa divina. Io adoro il mango, è succulento, è giallo, già che è giallo, quel colore proprio giallo del mango, proprio, mamma mia! E questa cosa, io adoro il mango, no? Però non so se sei d'accordo, scrivimi magari nei commenti. Ci sono delle persone che proprio il mango lo schifano, ok? Allora, io dico: ok, questi sono pazzi, cioè dicono che il mango fa schifo, ma il mango non può piacere a tutti, nonostante è dolce, nonostante è succulento, nonostante c'è quel bellissimo colore così che è appealing proprio, però non può piacere a tutti e quindi non fa niente. Il mango mica si dispiace, dice: vabbè, io mi faccio mangiare da quelle persone che mi amano, giusto? Quindi non ti crucciare se comunque sei una persona che, diciamo, ha delle sue particolarità, delle sue stranezze. Va bene così, non devi piacere a tutti, non te ne frega, cioè fondamentalmente non ti deve interessare di piacere a tutti, giusto? Scrivimi ok qua sotto nei commenti se la pensi come me, così mi fai sentire anche che comunque ci sei, che mi stai guardando, che mi stai ascoltando, che partecipi, così non mi sento non mi sento che sto parlando solo io. Ok, e quindi ecco,
quando tu praticamente capisci che essere strani significa semplicemente essere se stessi, questa è la grande svolta, questo è il grande segreto. Essere strani significa solo essere se stessi, ok? Quindi per essere te stesso, smettila di piacere a tutti quanti. Per esempio, adesso ti faccio un esempio di una cosa che mi è successa ieri. Allora, ieri sono andata, era 1º maggio, sono andata a ballare e praticamente ho ballato con, ballo salsa e ho ballato con alcuni ragazzi. E ho notato che molti di questi, cioè alcuni di questi ragazzi che facevano, che a tutti i costi praticamente volevano piacere, no? Cioè comunque dicevano delle cose, dicevano sia delle cose, sia si atteggiavano in dei modi che io capivo che erano dei modi perché volevano piacere, no? Ma io lo vedevo che loro non erano così, cioè comunque erano trattenuti, non erano se stessi, cioè comunque tu lo capisci quando una persona sta dicendo delle cose soltanto perché ti vuole far piacere, non so se ti è mai capitato qualche volta, no? Che magari stai con qualcuno e questo qualcuno si comporta in maniera un po', diciamo, strana, un po' falsa, perché ti vuole far piacere. Ma dove sta scritto che noi dobbiamo piacere a tutti quanti? Infatti, quasi quasi ero tentata a dirgli: guarda, stai rilassato, cioè non è che per forza, però vabbè, mi sono un po' trattenuta perché non mi è sembrato tanto carino, però questo tra l'altro succedeva pure a me, quindi magari ecco, ci vado cauta prima di dire una cosa, poi magari lo capiranno nel percorso, poi si sa che ognuno fa i suoi percorsi nella sua vita, no? Ognuno capisce le cose anche in base a quanto la sua anima è pronta a fare o meno dei percorsi e a capire e ad aprirsi a determinati concetti, a determinate intuizioni, eccetera. E quindi ecco. Puoi fare qualunque cosa, veramente, sentiti libera o libero di fare qualunque cosa nella tua vita, perché sappi che comunque ci saranno sempre quelli che parleranno male di te, sempre, ma anche quelli a cui piacerai. Quindi tu focalizzati sulle persone a cui puoi piacere, ma anche no, cioè comunque la prima cosa, la prima persona a cui tu devi piacere, lo sai chi è? È te stessa, sei te stesso. La prima persona a cui devi piacere sei tu, capisci? Se tu fai una cosa perché ti piace farla e non perché vuoi far piacere a qualcuno, questo ti cambia la vita in un modo incredibile, proprio esagerato. Perché se tu fai le cose soltanto per piacere, per far piacere agli altri, si vede e poi dopo un po' ti scocci anche perché dici: mamma mia, questo e faccio così e non mi apprezza. Cioè, lo fai comunque con malavoglia, no? E lo senti, poi gli altri pure lo sentono perché dice: ma questo che sta facendo? Cioè, magari un lavoro, vuoi fare un lavoro soltanto per far piacere a tua madre, oppure scegli di studiare all'università, che ne so, ingegneria, oppure che ne so, legge, soltanto per far piacere ai tuoi genitori. Ma cioè, dopo un po' questa cosa non regge, cioè può reggere per un po', ma poi non regge a lungo andare, non può reggere, capisci? Perché non è una chiamata, cioè una cosa che comunque il tuo spirito sente di fare e che comunque non fa parte della tua natura. Quindi anche se tu lo fai momentaneamente per compiacere qualcuno, ma poi non è sostenibile nel tempo questa cosa. Quindi fai le cose che ti piacciono. Se devi per esempio scegliere una cosa, un percorso universitario, un lavoro, focalizzati su quello che ti piace fare, non su quello che piacerebbe agli altri che tu faccia, ok? Mettimi un like, fammi sapere che, ecco, adesso te lo chiedo io a te, mettimi un like, fammi capire che ci sei, fammi vedere che ci siete, fatemi vedere che ci siete, ecco. Ok, e questo, cioè questa cosa che noi abbiamo di per forza piacere agli altri, perché anche tutti questi social, no? Quindi per esempio Facebook, Instagram, ci hanno abituato con tutti questi like, questi messaggi, queste cose, no? Questo mi piace, questo non mi piace, ho avuto 1.000 like, ho avuto 10 like, ho avuto un like, cioè.
Non sono queste cose che ti definiscono, è soltanto un modo di pensare a cui ci hanno abituato anche i social, no? Che ci porta a, per esempio, fare i paragoni con gli altri, a dire mamma mia, quello là ha messo una foto, madonna mia, c'ho 300 like, io ce n'ho solo 5, quindi vuol dire che non valgo una ceppa. Ma no, cioè, è una finzione, cioè, poi capirà, ci sta Photoshop, tutto, ognuno usa le sue tecniche per, pure io quando faccio le foto comunque ci metto dei filtri, delle cose, cioè, non è proprio la realtà, adesso mi stai vedendo così come sono, senza nessun filtro, ma in genere quando metto le foto, cioè, lo fanno tutti quanti. E quindi se tu ti focalizzi sul fare i paragoni, vedere quanti like hanno gli altri rispetto a te, cioè, avrai una vita perennemente infelice all'insegna del paragonarti con gli altri, ma è una vita proprio brutta, cioè proprio triste. Uè, Rocio, ciao, buonasera, come stai? Quindi, cioè, scrivimi magari se la pensi come me, perché io penso questo, che comunque è vero che Facebook, Instagram, eccetera, i social sono molto, cioè, se li usiamo come uno strumento vanno bene, ma se ci lasciamo usare da loro con tutte queste paranoie del paragone, cioè, ci renderanno comunque infelici, ok? E, ecco, un segreto importantissimo che ti voglio dire è questo, che la percezione che hai di te, ascolta bene, la percezione che tu hai di te è molto più grande della percezione che hanno gli altri di te. Quindi non importa, questo che significa? Che non importa quello che gli altri pensano di te, ma importa quello, prima di tutto quello che tu pensi di te stesso. Ok? Io tempo fa non avevo, ti devo dire la verità, non avevo una grande stima di me stessa, cioè comunque stavo sempre, non ero centrata, soprattutto non ero centrata in me stessa, non ero focalizzata su di me, ero focalizzata su quello che gli altri percepivano di me. Quindi magari se una persona mi diceva Giorgia è stordita, cioè Giorgia sta proprio fuori, cioè non è attenta, non è cioè quando hai visto quando ti iniziano a dire Giorgia è questo, per esempio Rocio è una persona menefreghista, oppure non si prende cura dei figli. Sto facendo un esempio, ti ho preso così Rocio. Scusami, facciamo un esempio con me. Giorgia è una persona menefreghista, oppure Giorgia non è abbastanza intelligente da fare questo lavoro, non è abbastanza intelligente da studiare cinese, che poi vabbè lo studio lo stesso, mi sono laureata, eccetera. Però per farti capire, ci sono state nella mia vita delle persone che cioè, mi hanno detto che io non ero all'altezza di fare determinati studi, di studiare determinate cose, di fare determinati lavori, perché hanno detto no, tu non ce la fai, tu sei troppo distratta, sei troppo sulle nuvole, se ti scordi le cose. Cioè, però io che stavo facendo? In quel momento ho dato, in realtà io nella mia vita sono stata sempre molto caparbia. Cioè, quindi, anche se gli altri mi dicevano delle cose, io comunque le ho fatte, però con fatica, perché comunque stavo ad ascoltare quello che mi dicevano gli altri, perché, cioè, lasciavo che la percezione, quindi l'idea che gli altri avevano di me, creasse la mia realtà. Quindi comunque cioè, portavo avanti quello che volevo fare, però con grande, grande fatica, perché dovevo ogni volta contrastare questa idea che gli altri mi avevano accollato, come dice Padre Maronno, mi hanno accollato la santità. A me mi avevano accollato la storditezza, non so se si dice, vabbè, il fatto di essere un po' troppo sulle nuvole, il fatto di essere così sbadate, eccetera. Quindi ho lasciato proprio che gli altri definissero il mio futuro, il mio presente. Adesso invece che ho imparato a fregarmene, perché fondamentalmente sono concentrata su di me, cioè io mi sono scritta quali sono i miei punti deboli e quali sono i miei punti di forza, ci lavoro ogni giorno, è proprio un lavoro che io faccio, però questo lavoro serve e ti serve per liberarti una volta e per tutto da tutte le cavolate che gli altri ti appioppano addosso, che gli altri ti possono dire qualsiasi cosa, dici ma che stai a dire? Cioè, ma io mi conosco, ma vuoi che tu conosci me meglio di quanto io conosca me?
me stessa? Non credo proprio, cioè la maggior parte del tempo tu la passi con te stessa, non la passi con gli altri. Gli altri, tra l'altro, hanno una visione molto superficiale, gli altri pensano molto, sono come il vento. Una volta pensano una cosa, il giorno dopo pensano un'altra cosa, cioè tu puoi stare mai appresso al vento? Non, cioè non ti conviene, capisci? Le opinioni degli altri sono molto molto volatili, molto molto anche in base al loro umore. Per esempio, un giorno ti possono dire che sei brava, che sei una brava persona, che sei generosa. Il giorno dopo questi si svegliano e ti dicono: guarda, tu sei la persona più infame che io abbia conosciuto. Perché, cioè, la gente è strana, capito? Cioè, non puoi stare. Cioè, le persone non si conoscono, non conoscono se stesse e quindi che fanno? Sono frustrate e incolpano gli altri delle loro frustrazioni, delle loro tristezze, dei loro malesseri. Quindi tu puoi essere che sei una vittima di questi flows, di questi movimenti di pensiero, come posso dire, di queste di questi vagheggiamenti che hanno gli altri, capito? Adesso non mi viene bene la parola, aiutatemi voi. Quindi, ecco, smettila, un'altra cosa è questa, smettila di cercare fuori di te, ma cerca l'amore per te stessa, passa più tempo con te stessa ascoltandoti. Ascoltando i tuoi bisogni, ascoltando la voce della tua anima, proprio che ti chiama, ascoltando semplicemente i tuoi desideri. Per esempio, che ne so, un giorno rimani proprio in solitudine, cioè, per esempio, vai a fare quello che ti dico, quello che ha aiutato me a conoscermi. Scusa, ma ho bevuto troppa acqua. Una cosa che mi aiuta tanto è stare da sola, stare tanto da sola con me. Tra l'altro mi piace tanto stare da sola perché a volte sento questa cosa della solitudine, però nemmeno tanto perché poi c'ho sempre delle tante cose da fare, no? Ma tanto, mi aiuta tanto per esempio passeggiare vicino al mare, ascoltare della musica, magari anche della musica senza parole e farmi delle domande, per esempio, Geo, che cosa, come ti senti? Cioè, me lo dico proprio a me stessa. Come ti senti oggi? Che cosa vuoi fare? Che cosa vuoi donare agli altri? Di cosa hai bisogno? Per esempio, oggi di che cosa hai bisogno, Geo? E io dico, ok, oggi ho bisogno di dormire, per esempio. Oggi ho più bisogno di dormire, lasciami stare, non ho voglia di. Cioè, come se fossi un'altra persona, non ho voglia di, che ne so, di fare un video, voglio dormire. Oppure ho voglia di ballare, quindi mi metto la musica nella mia camera e ballo. Oppure ho voglia di farmi, di mangiare una tavoletta di cioccolata fondente, senza latte. Questo non lo faccio mai, però. Però ho voglia di cioccolata e mangiamo la cioccolata, cioè va bene, insomma, non è che uno deve stare come un monaco. Per questo dico, ascoltati, stai tanto tempo da sola, da solo, ascolta i tuoi bisogni, conosci te stesso. È la cosa più bella che puoi fare per evitare di poi farti influenzare negativamente dal giudizio degli altri e sentirti triste, ok? E un'altra cosa. Un metodo per diventare assolutamente sicura o sicuro di te è essere sicuro di quello che tu mangi e soprattutto seguire un'alimentazione che ti rende sicura. Io ti dico che prima di passare ad un'alimentazione a base vegetale integrale, mangiavo schifezze praticamente, mangiavo cibo raffinato, quindi per esempio pasta bianca, pane bianco, Nutella come se non ci fosse un domani, carne, tanta carne, tanti salumi, tanti insaccati, tanti formaggi e stavo proprio male, ma proprio male, ma anche proprio a livello di autostima stavo male. Da quando ho iniziato a orientare la mia alimentazione su un'alimentazione più a base vegetale integrale, proprio te lo dice la parola stessa, integrale, integro, sei una persona integra, vuol dire che sei tutta di un pezzo, cioè non ti lasci, non sei frammentata, non ti lasci
come dire, non ti lasci prendere, trascinare da quello che pensano gli altri, perché stai mangiando cose che ti fanno sentire ancora più integra, ancora più integrale, no? Quindi mangiare, essere consapevoli anche dei benefici che ti può dare questo tipo di alimentazione, ti rende forte, inattaccabile. Chiunque a me mi può dire no, non stai assumendo abbastanza proteine, non stai mangiando. Io ti dico, ma che stai a dire? Cioè, ma parlano i miei risultati, no? Cioè, tu mi vedi che io sto bene, cioè, c'ho una marea di energia. Inizia la tua giornata con una colazione super proteica a base di semi di chia. I semi di chia sono una fonte completa di proteine, hanno tutti gli amminoacidi essenziali che ci servono, soprattutto i 9, quelli essenziali, che il nostro corpo non produce autonomamente. Quindi fatti un bel porridge di semi di chia, un bel frullato in cui ci metti dentro i semi di chia. Usa tanto i semi di chia, sono super proteici. Quindi ecco, un'altra cosa che ti può aiutare è essere consapevole della tua alimentazione e non lasciare al caso quello che tu metti nel tuo corpo, perché il tuo corpo è un tempio, non puoi lasciare al caso, non puoi nutrire il tuo tempio con qualcosa di casuale, assolutamente no. Questo ti renderà molto inattaccabile, ok? Poi un'altra cosa molto bella, speriamo di riuscire a farcela entro le 9:30, ecco, lo sapevo, abbiamo sforato alla grande, come al solito, è perdonarti. Perdonare che significa? Noi siamo sempre a perdonare quello che fanno gli altri, va bene, hai fatto questo, vabbè, ti perdono, va bene, ok. Però ci dimentichiamo di perdonare noi stessi e magari pensiamo che il nostro passato e soprattutto gli sbagli che abbiamo fatto nel nostro passato ci definiscono come persone. Invece no, c'è una canzone bellissima di India Arie, che è una delle mie cantanti preferite, che dice: your past, insomma, il tuo passato non definisce chi sei, il mio passato non definisce chi sono. Quindi tu puoi aver fatto tanti sbagli nella tua vita, ma come tutti, cioè chi è che ha le lenzuola pulite? Nessuno. Siamo tutti pieni di casini, abbiamo fatto un casino, cioè da quando scendiamo su questa terra siamo proprio andiamo allo sbaraglio. Quindi è normale che si facciano casini, che si facciano delle esperienze. Io non li chiamo colpe, non esiste la colpa, esiste l'esperienza e dall'esperienza poi tu impari delle lezioni, no? Quindi il tuo passato, quello che tu sei oggi, non è dettato da quello che ti è successo nel passato, ma da quello che ti succede, cioè da quello che tu decidi di essere in questo momento, capito? Infatti c'è una frase bellissima che mi sono segnata che dice: non importa dove sei stato, importa solo dove stai andando. E questa è una cosa che ti libera proprio tanto, 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 perché gli altri tenderanno a dire: oh, ma quella Giorgia è così, mi ha fatto sto sgarro in passato, mi ha fatto sta cosa che non mi è proprio piaciuta. Ma quello è passato, faceva parte di una me che magari non era consapevole di determinate cose e quindi ha fatto del male, ok? Ma noi evolviamo in continuazione, quindi come fai a dire che tu sei la stessa persona magari di un anno fa o di 2 anni fa? Non è possibile. Cioè, noi evolviamo in continuazione, quindi tu non sei il tuo passato, sei quello che tu scegli di essere adesso e sei quello che vuoi fare adesso, quello che vuoi essere adesso, quello che sarai. È molto liberatoria questa cosa, per me è super liberatoria. Un'altra cosa molto molto importante, very importante, è noi diventiamo le persone con cui ci circondiamo, da cui ci circondiamo. Quindi se tu per esempio sei una persona che si circonda di persone che ti abbassano l'energia, che ti dicono: ma lascia perdere, ma sto progetto è troppo pazzo, ma no, ma lascia perdere, ma ci vorranno anni, ma dai, ma non ti fa guadagnare niente. Cioè, queste sono cose che ti abbattono, tu non hai bisogno di energie negative, hai bisogno di persone che ti sostengono. Quindi c'è una frase che dice che noi siamo la media delle 5 persone che frequentiamo. Quindi tu vedi bene da chi ti stai circondando adesso.
Io ti dico quello che faccio io, per esempio, vivo in un paesino molto piccolo, no? Però, e non ho tanti amici, io ho soltanto gli amici che mi, oddio, mi viene solo il termine in inglese, che mi stimolano, che mi fanno crescere, capito? Non ce ne ho tanti, non ho bisogno di tanti amici, ho bisogno solo della giusta cerchia di persone che mi motivano e che mi incoraggiano. Ecco, mi è venuto, incoraggiano, questo termine è bellissimo, incoraggiare, in core, cioè che ti fanno vibrare il cuore, che ti fanno aprire il cuore, no? Incoraggiare vuol dire rendere forte il cuore per manifestare quello che vuoi fare, no? Quindi circondati di persone che ti stimolano e lo puoi fare anche, per esempio, online, su Facebook, sono un sacco di gruppi, c'è il mio gruppo che si chiama Riscopri la tua bellezza con Geo, ce ne sono tanti altri, c'è YouTube, io per esempio mi circondo di persone meravigliose che stanno su YouTube, che altrimenti non avrei la possibilità di incontrare dal vivo, no? E queste persone sono parte della mia vita, cioè anche se magari le vedo solo online, però loro mi aiutano, cioè io quello che ti sto dicendo anche adesso è perché mi circondo di queste persone anche dai social, no? Perché ho imparato ad usare i social in maniera intelligente, a servirmi anche di canali come Facebook e YouTube per farmi crescere, ok? Poi un'altra cosa è non prendere troppo sul personale le cose che ti dicono gli altri. Come ti ho detto già prima, le persone spesso ti dicono delle cose, ma in realtà magari, cioè, te le dicono perché non stanno prima o poi bene con se stessi e quindi magari scaricano su di te quello che sentono, la negatività che magari hanno preso a loro volta da altre persone e poi te la scaricano su di te. Quindi non prendere sul personale quello che ti dicono, perché altrimenti poi, prima stai male. Secondo, se prendi tutto sul personale, rischi anche di diventare una persona egocentrica. Quindi, non è tanto bello essere egocentrici, perché essere egocentrici ti fa soffrire tanto. Dice, tu pensi che sempre che tutti ce l'abbiano con te, no? E questo mi ha fatto così perché io, perché ce l'ha con me, ma lascia perdere, cioè, veramente, lascia perdere. Non, la gente non, a volte non si rende nemmeno conto di quello che dice, e ti scarica addosso delle cose che non sa nemmeno lei. Magari si trova a dover gestire dei problemi e non sa come fare e te le scarica su di te e ti dà la colpa, ma in realtà non è colpa tua. Mi ricordo una volta mi scrissi anche una frase sul muro, adesso non me la ricordo di preciso, però diceva: se qualcuno ce l'ha con te, ah, se qualcuno, ecco, se qualcuno ha dei problemi con te, non sei per forza tu il loro problema. Questa è una frase che guardavo ogni giorno, perché io poi ho sto vizio di scrivermi le frasi sul muro, di imbuacchiare i muri delle case, anche, cioè, se io vado a vivere per un periodo di tempo da qualcuno, stai sicuro che gli imbratto il muro con qualche frase. Quindi questa frase mi ha aiutato a capire che le persone, anche se hanno, cioè, ti manifestano dei problemi, dicono: no, sei tu la causa di questo problema che ci hai capito? Cioè, sei tu sei colpevole di questo malessere. Non è vero. Cioè, loro hanno questo malessere e non sanno come sfogarlo e te lo sfogano su di te, quindi tu non sei la causa dei problemi delle altre persone. Poi, quindi questa cosa di diventare così unfuckable, di diventare come ho detto prima, quel termine incrollabile, ti viene poi con l'esperienza, ok? Quindi queste cose che ti sto dicendo io adesso, comunque lascia che si sedimentino dentro di te e che tu le metta in pratica con l'esperienza, perché c'è un detto che dice: una cosa tu ne diventi padrone soltanto dopo 10.000 ore di tentativi, 10.000 ore di pratica, ok? Quindi lascia che sia l'esperienza a renderti incrollabile, ok? E poi un'altra cosa è
di sempre la tua verità, anche se ti trema la voce. Io, per esempio, prima avevo proprio difficoltà a parlare con le persone. Magari, per esempio, proprio ieri mi è successo, no, che stavo discu avevo una discussione con una persona a me cara. E a un certo punto, mentre stavo parlando, io volevo a tutti i costi dirle quello che pensavo, però a un certo punto mi è crollata la voce, perché poi io ho questa difficoltà, cioè avevo comunque, ci sto lavorando ancora, a esprimere bene quello che penso, perché ho sempre paura di ferire. Però ho detto no, adesso, cioè proprio dentro di me, ho detto adesso tu gli dici quello che pensi. E quindi anche se cioè, avevo la voce un po' strozzata, un po' che mi stava venendo da piangere, perché comunque fa parte anche delle persone molto sensibili. Tra l'altro ho scoperto che c'è proprio una categoria di persone che si chiamano persone altamente sensibili, io non lo sapevo, e ho scoperto che facevo parte di questa categoria. Non so se pure tu, sicuramente se mi stai guardando, farei anche parte tu di questa categoria di persone altamente sensibili. Ebbene, come persona altamente sensibile, ho sempre avuto difficoltà a esprimere, diciamo, con la voce quello che io pensavo. E poi però che mi è successo? Che sto lavorando su me stessa, su questi miei punti così, tra virgolette, di debolezza, e alla fine ho espresso, nonostante mi tremasse la voce, ho detto, ho fatto tutto un coraggio, ho detto tutto quello che pensavo, ho detto sì, ce l'ho fatta! Ed è stato molto bello perché è molto liberatorio. Ovviamente il mio consiglio è dire sempre le cose comunque con gentilezza, non arrabbiandosi. Ieri mi è capitato che comunque mi sono arrabbiata, ho detto quello che volevo, però non con toni super gentili. Però, perlomeno per me è stata una conquista, perché ho espresso quello che volevo. Lo sapevo che tu andavi a lavorare tranquilla, Roce. Lo so che a quest'ora tu vai a lavorare tranquilla. Tanto poi la diretta è registrata qui sopra e te la puoi vedere quando vuoi. Va bene? Ti do un bacione. E un'altra cosa che puoi fare è questa, cioè smetterla di scusarti sempre. Come persone altamente sensibili, noi abbiamo questa tendenza, no, a dire scusa, 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 oddio, scusami, non lo faccio più, oddio. Cioè a scusarci mille volte, a trovare mille. Perché abbiamo paura di deludere gli altri e che se non ci scusiamo poi non piaciamo agli altri, sti cavoli. Cioè veramente basta, 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 basta fare gli zerbini. Va bene scusarsi, è bellissimo scusarsi con gli altri, ma facciamolo una volta soltanto e basta. Oppure anche quando per esempio non vogliamo dire di no, cioè vogliamo tanto dire di no a uno, ma alla fine ci diciamo di sì. Quindi accettiamo qualsiasi cosa, accettiamo qualsiasi persona nella nostra vita. Questo non è sano. Questa è una cosa che ti ruba le tue energie. Questi concetti io li ho approfonditi molto bene nel mio corso su come esprimere te stessa al meglio, che si trova nel mio gruppo privato Brilla come una dea. Ti metto il link qua sotto, vai su www.geoluce.it. In questo corso io ti spiego proprio che una cosa fondamentale per evitare anche malattie serie come malattie cardiache oppure cali improvvisi di energia, oppure stanchezza, oppure non so, quando ti capita ad esempio di sentirti proprio sfruttata, quel senso proprio di sfruttamento, che tra l'altro porta a livello fisico anche dei danni al fegato. Tante persone hanno delle malattie al fegato e non sanno da dove vengono. Dicono, no, ma io mangio bene. Sì, mangi bene, ma come ti fai trattare dagli altri? Se tu non impari a dire no, non impari a essere assertiva, quindi a esprimere quello che senti con gli altri, ti si roderà il fegato perché ti accumulerai talmente tanta di quella rabbia dentro il tuo fegato che addirittura diverranno delle malattie molto serie. Infatti, io ho imparato che il 50% delle nostre malattie deriva dall'alimentazione. Il restante 50% deriva dalle nostre emozioni, dal fatto se siamo capaci o meno di esternare le nostre emozioni. Quindi nel mio corso, che trovi su Brilla come una dea, trovi proprio come esprimere in maniera gentile, ovviamente, le tue emozioni e guarire anche, cioè proprio sentirti bene, sentirti energica, sentirti anche più giovane, perché poi quando reprimi le tue emozioni, a un certo punto iniziano a uscirti anche le rughe, ti senti stanca, vecchia. Invece no,
dobbiamo imparare come esprimere le nostre emozioni. Questo l'ho fatto nel mio corso e puoi scaricare il primo video gratuito iscrivendoti al link che ti ho messo qua sopra nel titolo del video. Per adesso è tutto. Io spero che questi consigli e condividendo la mia esperienza di vita, diciamo, ti ho aiutato a sentirti più sicura di te, e a far sì che il giudizio degli altri non ti tocchi. Come ti ho già detto, queste cose si imparano anche mettendole in pratica, facendo esperienze. Quindi, magari se non hai potuto vedere bene questo video, comunque rimane qui registrato sulla pagina, puoi riguardartelo quando vuoi. Puoi scrivermi anche, puoi farmi delle domande, mi scrivi sulla mia pagina oppure sul mio profilo privato, oppure sotto i commenti, oppure nel gruppo, insomma, fai tu. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!